Ciao a tutti, lui è Claudio, un mio amico, che guida una Honda NSX di un altro pianeta, di un'altra era, l'era delle auto più gloriose mai costruite. Non facile da usare tutti i giorni, lui ci compra l'albero di Natale per sua figlia, che ha dei capelli bellissimi, un'icona delle auto giapponesi, l'icona! Mettiti seduto, stappati una birra, mangia il torrone, fai come vuoi, ma rimani incollato perché ti sviscero questa macchina dal paraurti anteriore fino allo scarico posteriore. Auto che si guidano così, non le fanno più, che suonano così, dimenticalo, ma soprattutto che ti fanno sognare il mondo dei motori come se fossimo bambini il giorno di Natale. A proposito, buon Natale a tutti. Questo video è il mio regalo per voi. Voi, invece, cosa state aspettando ad iscrivervi? Lasciami un like e buona NSX a tutti. Però ho capito perché tua figlia vuole sempre salire su questa macchina. Vado a un quarto perché l'asfalto è bagnato e le gomme non sono nuovissime e questa è una macchina che vale un sacco di soldi e non si può fare. Stiamo girando il video a dicembre, per cui se c'era Senna veniva su di traverso, ma quello non sono io. È più bella di quell'altra NSX che ho guidato, caro, il jacuzzi. Questa è proprio... Oh, guarda quanto devi girare il volante per farla entrare qui! Si sente anche che è più leggera questa. Il tuo kit alleggerito ha senso, funzionato. Ragazzi, che belle che sono, come salgono di giri bene le marce. Oh, ma quanto è bella! Ah, portiamola a Vallelunga un giorno. Dai, promesso. Sentite che sound, signori! Invece vado a casa con una motivazione di vita proprio. Addirittura? Cicla, sì, sì. Vabbè. Questo volante è spaziale, ma quanto è bello. Che onnipotenza. Che cosa? La macchina. Addirittura? Eh sì. Bella la seconda. Ti piace? Schedata. Poi nell'abitacolo è rumorosa, ma pensavo peggio perché da fuori il temporale. Ma
guida più azzeccata di questa qui, di quegli anni là. Questa è in assoluto la più bassa. Sì. Ho le gambe quasi completamente tese. Esattamente. Ti dà una fiducia assurda, anche se abbiamo detto che le gomme non sono no. al massimo. Abbiamo detto che c'è il ghiaccio per terra. Non la conosco, quindi sono terrorizzato, la rispetto, perché questa secondo me è la migliore delle giapponesi mai prodotte al mondo. Tutto quello che vuoi. Però mi rendo conto di che potenziale hai con una macchina che ha un baricentro così basso, una distribuzione dei pesi veramente pensata per un grande pilota, perché sì, questa sì. è stata la macchina che è stata progettata dagli ingegneri giapponesi, ma insieme a un tipo che i fischelletti di oggi non lo so se se lo ricordano, ma... se lo conoscono, ma si chiama Ayrton Senna. Oltretutto c'è una storia dietro a questo che è molto particolare, che mi hanno raccontato, che lui in fase di sviluppo, quando provò il primo prototipo, disse: questa macchina è totalmente da buttare. Lui si impuntò praticamente nello sviluppo della macchina per avere questo braccio, questi bracci anteriori a caster variabile, che sono una peculiarità dell'NSX, che praticamente quando la macchina è in appoggio, in curva, la ruota anteriore arretra quella in appoggio di quasi un centimetro, aumentando l'angolo di sterzata, creando una semiscivolata posteriore che ti dà una percorrenza maggiore in curva e che ti fa praticamente gestire la macchina come se fosse un compasso. È una macchina bilanciatissima che la porti in pista e capisci qual è la differenza della percorrenza curva, della velocità esatto. in curva con un motore aspirato che non ti tradisce mai. Devi entrare alla giusta velocità e farla scorrere. Guardate la velocità di percorrenza in curva, la posizione delle sue mani. Lì ti fa capire realmente che la macchina sta andando quanto fortissimo. Angolo di sterzo c'è e a che velocità. E a che percorrenza e a che velocità di percorrenza lui entra in curva. Mm-hmm. Perché infatti l'NSX è una macchina, quando tu la porti in pista o comunque anche su certi punti di strada, non la devi pensare come la macchina di fare lo staccatone, entrare e poi fare la curva. No, tu devi trovare quel punto di velocità di entrata, capire la pista, trovare quel punto di velocità di entrata e sfruttare la percorrenza. Esatto. Perché lì capisci quanto il telaio lavora, quanto questa macchina ha un plus in confronto a tante altre. Quanto vanno forte le Subaru, le Mitsubishi col turbo che ti sverniciano sul dritto, tanto. Ma poi in percorrenza curva gli torni sopra. Esatto, tantissimo. A me è successo tante volte in pista negli anni passati, quando ancora ci andavo, insomma, che non c'erano gli impegni tra famiglia e lavoro. E ti trovavi comunque queste macchine sul dritto, erano dei fucili, dei missili terra-aria, poi dopo arrivavano in staccata, si posizionavano sul punto di corda e ti facevano da tappo, perché io arrivavo molto più veloce. Certe volte è successo che io ho messo pure il muso a fianco allo sportello, nel senso proprio perché avevo una percorrenza maggiore. Sì, ma sì. Che macchina, ragazzi. Tanto così? È 4 centimetri. Niente. Sì, sì. Hai anche abbassato la leva? No, ho sostituito tutta la leva sì. che praticamente gestisce le corde posteriori. Praticamente uno short shift originale Honda che era montava praticamente sull'NSX Type R. Quanto sono corte? Sei in possesso della esatto. macchina con sto cambio, col cambio manuale in generale. In generale, sì. Tu ti senti, praticamente anche la distanza che tu c'hai dalla leva del cambio al volante è talmente ridotta e studiata bene che ti permette, ti dà affidabilità anche tu a tenere a fare un cambio marcia in uscita di curva quando stai sotto coppia, per capirci. Ti permette di giocarci. Sì. La differenza dal cambio normale della versione europea dell'NSX è che il cambio dell'NSX-R aveva dei rapporti già su tutte e cinque le marce più corti. Mm-hmm. Poi ulteriormente aveva anche il final drive, praticamente la corona e il pignone, sul differenziale di serie che erano più corti, che io ulteriormente, mettendo il differenziale a dischi in carbonio dell'ATS, ho accorciato ancora di più il rapporto finale, elevando circa 30 km/h a marcia
e acquistando però un'erogazione molto più veloce. Sì, sì. Ti dà quella sensibilità anche, ti fa percepire proprio che la macchina è tutta intorno a te. Sì, è bellissima, costruita tutta intorno a te, guarda, esatto. Questo abitacolo. Quella, vabbè, un altro plus di questa macchina è la visibilità che tu hai intorno. Madonna, è vero! E quando in fase progettuale loro si ispirarono alla cabina di pilotaggio dell'F-16. Ma dai! Sì, 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 proprio per avere la visione di cockpit bassa che ti permetteva di vedere l'orizzonte intorno a te e poi comunque avere tanta visibilità per quando tu stai in sessione di guida molto concitata, insomma, in modo, certo, di vedere ogni dettaglio intorno a te. Si vede che ti piace sta macchina. No. V6 VTEC a 90 gradi, uh-huh, con il doppio sistema di fasatura variabile e che oltretutto aveva delle peculiarità particolari per quei tempi perché era un motore super leggero, uh-huh, con bielle in titanio dalla casa madre e pistoni già forgiati di serie, oltretutto un sistema di valvole particolare e delle molle in titanio anche quelle. Poi, diciamo, quando ho ricostruito il motore, dopo qualche anno, ho cominciato a cercare in giro per il mondo dei componenti un po' particolari. Ho avuto la fortuna di incappare su questo kit di CAMS, che erano state proprio smontate dalla NSX che ha vinto la 24 ore di Spa nel 96. E avevano 5.000 km di vita. Solo te potevi trovare. No, ma la cosa ancora più particolare è che queste CAMS sono unica produzione al mondo, perché la Mugen l'aveva realizzate solo per quella macchina, sotto specifiche ADAC per le gare di quel periodo, e non sono mai state realizzate altre CAMS con quell'alzata. Infatti si vede anche quando tu le vedi, le ho prese in mano la prima volta, c'era un'artigianalità insomma sul prodotto. Erano uniche. Sì, esatto, ad oggi sono le uniche prodotte e stanno sotto la mia macchina, fortunatamente. Che io ho guidato. Che lui ha guidato. Che bello è guidare con tre pedali e il cambio manuale. Sì. È un'altra sensazione. Poi quella macchina, quando tu la porti come deve essere portata, è un vero sistema di intrattenimento. A 360 gradi, perché c'è il suono, c'hai la realtà aumentata, c'hai tutto quanto quello che noi i ragazzi vedono proprio oggi a livello digitale. Lì c'hai l'analogicità proprio del mezzo che ti trasferisce delle sensazioni uniche, diciamo. Non aggiungo una parola, sei stato perfetto nella descrizione. È proprio così, un videogioco nella realtà. Sì, sì, che sì. Ne pensate, signori e signore, poche ma buone, vabbè, di questo nuovo colore che è stato scelto dal dottor Claudio, bellissimo secondo me, che è stato fatto da Ivrap, da Gianluca. Gianluca, salutiamo. Ciao Gianluca, grazie ancora. Bravo pure, bel lavoretto. Bravissimo. Molto figa. Di notte sotto le luci si accende, di giorno sotto al sole pieno. Ha questa dominante colore che è molto scura, però sui tagli orizzontali, sulle rifrazioni della luce, tira fuori questo viola che è pazzesco. Cioè, anzi, paradossalmente valorizza molto le forme della macchina, benché sia un colore estremamente scuro. Noi vogliamo sapere anche la vostra, se vi va qua sotto scrivetecelo nei commenti se vi, sì, piace il colore o no, dopo aver messo like, extra like, certo. Va bene, parliamo anche un attimo del resto dell'estetica, i cerchi. Allora, i cerchi sono dei Volk Racing, uh-huh, fatti dalla Race, forgiati, tre pezzi scomponibili, che oltretutto io quando ordinai feci fare specificatamente con l'offset per stare a filo con il body kit. Senza distanziali. Senza distanziali, senza niente. Che proprio, è molto meglio. Assolutamente sì, proprio per non andare ad aggravare sui mozzi, su tutta la parte della ciclistica. E quei cerchi che sono comunque molto grandi, paradossalmente,
pesano meno dei 15 e dei 16 di serie. Quindi è un cerchio performante. Esatto, è un cerchio studiato che comunque poi io quando vado in pista ho anche un cerchio da 18 più piccolo con delle gomme molto più performanti. Questo diciamo è il setup stradale fondamentalmente. Le linee dell'NSX già belle di suo le hai arricchite ancora di più con un body kit che personalmente mi piace moltissimo, ma che è servito anche per delle prestazioni. Sì, diciamo che la mia scelta è ricaduta su quello perché fondamentalmente era un body kit che non era solo estetico ma è estremamente tecnico, perché leva circa 230 kg di peso alla macchina. Veramente sì, tantissimo. Che è fatto in vetroresina. In vetroresina nautica fatta in autoclave, perciò ad alta pressione, e fibra di carbonio. Mamma mia, hai perso 230 kg, che è veramente tanto come rapporto peso-potenza. Questa era una macchina che nasceva con quanti cavalli? È 276 originali. Poi comunque di suo la macchina è estremamente strozzata come tutte le GTM degli anni 90 e aveva un potenziale represso. Però poi dopo, lavorando anche col peso, oltre che al motore, diciamo che è uscito il vero carattere della macchina fondamentalmente. E che carattere! Ok! Ok! Per oggi basta, ragazzi! Basta così! E questa macchina, per me, è la regina delle GTM. Se per te anche lo fosse, metti a spunta. E scrivicelo nei commenti. E se non fosse questa, qual è? La Supra, diccelo. La RX7, la GTR Skyline R34. Ognuno ha i propri gusti, mettiamola così. Entro Capodanno ce lo dovrai far sapere, altrimenti io chiudo il canale? No. Quello no, anche perché è che chiudo il canale, è la mia passione. Appunto. Quindi, dunque, cari amici, ancora buon Natale e buon anno. Noi ci rivedremo su Officina del Pilota molto presto. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la notifica, così quando faccio un video nuovo per l'algoritmo condividete il video, metti like, bello così. È stato un grande onore. Anche il mio. Grazie campione. Buon Natale, bello. Ciao a tutti. Ciao. Da Sardegna, da Sicilia, da Samanfrina.